Hello guys, oggi Car Market Watch, perché è vero che non gioco Yugi per diventare ricco, però se puoi evitare butta sordi io sono il primo in fila. Iniziamo subito con l'annuncio e l'effetto che ha avuto soprattutto sul mercato dell'uscita della Rarity Collection a novembre. Le carte più costose, come per esempio Savage, vedete il grafico, Droplet, Prosperity e Barone, hanno tutte subito un grosso calo, un calo pesante, stanno recuperando un pochino, però le carte soprattutto Mario of Meta che non si giocano adesso, tipo Droplet o carte accessorie di cui puoi fare a meno, la gente sta cercando di liberarsene, mentre invece le carte un pochino più stable, che comunque la gente, di cui la gente ha bisogno per giocare in questo momento, come Talento, Ash e roba varia, rimane comunque allo stesso prezzo, più o meno non sono calate. Di sicuro queste carte dropperanno tantissimo prezzo a novembre, però penso che appena inizieranno i nuovi tornei la gente vorrà giocare, quindi gli servono comunque Mario delle Prosperity, Barone, penso ci sarà una piccola risalita, non come prima ovviamente, ma una piccola risalita probabilmente ci sarà. Droplet invece, finché c'è attorno a Castira, probabilmente rimane sempre bassa. Andiamo avanti con un po' di roba. I Cyberstorm Access che sta calando, la roba d'Espia è in calo, grosso calo, sia Quem che Lubellion, sia per il fatto che, scusate, che Lulu Wallet, per il fatto che non sta performando benissimo, per il fatto che ti serve comunque solo una copia di queste due carte. Io inizierò a darci un'occhiata, potreste pensare secondo me di prenderle, perché poi quando ci saranno eventuali reprint in Darkwing Blast del resto dell'archetipo, queste probabilmente non verranno, anzi di sicuro non verranno reprintate, e quindi magari queste iniziano a salire. Quindi tenetele d'occhio, magari non ancora adesso, però prima dei tin io penserei di prenderle. Andiamo avanti con un po' di roba di Manadium, che sta salendo sia Ryumart, lieve salita, che Calarium. Anche forti del fatto che sappiamo che verranno riprintate carte appunto come Barone, quindi probabilmente anche questo ha aiutato la salita di questo archetipo, che comunque poi riceverà nuovi supporti, sono già stati annunciati, anche la data di uscita del set in cui usciranno, quindi non male. Io questi qua li prenderei adesso mai più, probabilmente diventerà meta questo deck, nei teen probabilmente reprinteranno anche Starfrost, e quindi è buono prenderla. Chaos Angel, vi avevo detto, e sarebbe salito e sta continuando a salire in modo abbastanza grosso. In Italia i prezzi sono ancora abbastanza contenuti, ve lo potete prendere un Chaos Angel a 45 euro senza troppi problemi, però stanno finendo ragazzi, quindi prendetelo se vi serve, perché questa rimarrà penso sui 50 almeno. Vediamo adesso Ferrir, che un po' per l'ETNOGG e un po' per le reprint possibili nei nuovi tin è calato abbastanza nella sua versione ultra. Quella ultimate mantiene il valore, se dovete scegliere quale prendere io prenderei quella ultimate per appunto proteggerci la value da un eventuale reprint nei tin, e invocare invece l'hanno ignorato completamente. Io fossi in voi uno prenderei, non si sa mai che lo sbanano, buffo. Vediamo adesso velocemente le Quarter Century di BLMR e anche le altre carte. Stravelocemente Quarter Century, che adesso sappiamo che sono 25 in totale, sono passati 4 giorni, quindi i prezzi in BLMR sono molto più stabili. E vabbè, vediamo che essendo 25, essendo tantissime, c'è una grossa disparità dei prezzi tra una e l'altra, tipo Mascherena, Lubellion, eccetera. Queste prime 4 sono molto più alte e rimarranno più alte. Poi c'è una fascia intermedia dagli 80 ai 50 euro e la fascia più bassa. E comunque le più basse stanno lo stesso sopra i 30 euro qua, lasciate perdere questo, comunque dai 25 euro in su questa è una danneggiata. Quindi mantengono anche quelle più basse valori superiori rispetto alle collector, che le collector più scarse ragazzi stanno addirittura sui 10 euro, 15 euro, visto robe bassissime. Quindi in generale sono molto più apprezzate rispetto alle collector e manterranno quindi più valore nel tempo. Salta all'occhio Nessie, che sta a una quarantina euro a copia per i playset, e infatti mi sa che 3 ne prendo. Perché è la Max Rarity ragazzi, cioè l'ex Max Rarity era una Secret, l'hanno reprintata Secret in questa espansione. La Quarter Century ragazzi, per un eventuale evento Eternal Format e magari torna di moda come retro format, un po' come è stato per Aeson, questa secondo me sale, è una carta che vale la pena prendere. Poi c'è Dad, che comunque è molto più bello rispetto a quello Ghost, se volete una print nuova. Ovviamente i vincitori sono sempre da dei Turbo Pack e Secret PTN, di Phantom Darkness, però va bene. E poi un'altra cosa è Guscio Vulcanico, che ha prezzi più bassi, più contenuti rispetto alle Ultimate. La Ultimate è più bella, però vabbè. Il resto vedete voi quello che volete fare. Andiamo a vedere un po'
le varie secret invece, che sono più interessanti. Ovviamente sappiamo che ci sono le short print, tutte quelle fondamentalmente che stanno sotto le 1000 copie sono short print. Alcune però hanno anche superato le 1000 copie per via del fatto che c'è meno richiesta. Vediamo Azalea, che 650 copie, short print sicura. 20 euro a copia è salita, sta iniziando e sta continuando a salire. Io fossi in voi una la prenderei prima che esca fuori controllo, quando i mazzi Light and Dark tornano prepotentemente, magari quando Kashtira verrà eliminato. Questa è davvero forte. Fondamentalmente è un donner, ma meglio, che ha anche un effetto aggiuntivo, che ha anche la possibilità di rimanere in board. Quindi è molto 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 forte. Zeus è anche questa short print, è comunque, c'ha molte più copie disponibili, ha più copie, beh, non molte più copie, questo perché secondo me c'è meno richiesta sul mercato, secondo me questo inizierà a scendere, anche se in realtà è in salita, quindi boh. Vediamo adesso l'engine Brave, che secondo me sta a un prezzo esagerato. Vi dico la verità, hanno short printato Rito, questo può annunciare anche una doppia reprint, perché l'hanno già fatto in passato, hanno reprintato nei teen Ecclesi e poi l'hanno reprintata anche in Mama. Quindi io tipo Rito non lo prenderei, perché se fanno doppio reprint la value di questa carta viene uccisa. E poi è un engine che non giochi quasi da nessuna parte per adesso, quindi aspettate per Rito. L'incantatrice invece è diversa, perché è una soft short print. Non penso reprintino entrambe, nel caso in cui facciano doppio reprint, non penso reprintino entrambe anche nei teen. Questa secondo me è più da prendere. Ovviamente è stata stampata molto di più, e questa è la terza stampa dell'incantatrice rispetto al Rito, quindi secondo me questa la possiamo prendere solo l'incantatrice. L'avventura fatidica, se ce l'avete nel cassetto tiratela fuori, perché è l'unica carta che non è stata reprintata in BLMR, quindi vendetela subito. Io la venderei subito, perché c'è un rischio enorme che venga stampata nei teen, quasi sicuro che venga stampata nei teen. Foxy Toon, questa è una soft short print, quindi non è short print, ma è meno stampato comunque da quelle, dalle carte che non sono short print. Questa secondo me pure vale la pena prenderla, perché l'engine punk ormai non costa praticamente niente, cioè c'è solo Foxy, e a breve comunque verrà stampato probabilmente anche, ristampato nei teen, il Land Punisher, eccetera, 5 euro a copia, anche un po' di più, secondo me è straonesto, Foxy è una di quelle carte da prendere. Welcome Labyrinth, anche questa invece è una short print, e comunque ha una disponibilità simile alle soft short print come Foxy Toon. Questo perché ovviamente le lady sono limitate, quindi se non c'è le lady non ti servono i welcome. Quando verrà reprintata lady probabilmente questa salirà. C'è il rischio che venga hittato in banned magari indirettamente questo mazzo con i virus o altre cose. Però questo può essere interessante prenderlo, magari cala anche un po' di più, magari a 3 euro a copia lo prendete. Non è male, fossi in voi ci farei un pensierino. Soul Synchron è calato tantissimo nei pre-order, questo perché non l'hanno sharpentato. Questa è una di quelle carte no short print. Prezzo secondo me interessante, 5-6 euro a copia. È una carta forte, 2 si speciala buffo. Si escono. Il dialetto, nuove carte che sfruttano l'effetto di rebornare il Synchron è brutto. È forte. È una carta forte, non è forte come un OCG, come io avevo anticipato senza Cost Ruler. Questa carta è molto molto più debole, però possono uscire cose interessanti, specie magari assieme all'Engine Punk, potete inventarvi qualcosa. 5 euro a copia secondo me non è male, aspettiamo magari un pochino perché adesso ancora non si gioca, però è interessante senza dubbio. Mascherena, anche questa ci hanno fatto la grazia di non shortprintarla, questa è da prendere, 50 vi serve, la prendete proprio regalata. Super Poli, anche questa non short printata, c'è stata parecchia richiesta di Super Poli, 2,53 euro per una copia secret, non è per niente brutta, pure questa è abbastanza da prendere. L'unico rischio è che Mari venga rilimitata a 1, l'hanno reprintata parecchio e mi fa un po' strano, però comunque un buon prezzo. Luce dell'Ombra sta a prezzi pure questi abbastanza buoni, ormai vi dico, quando arriva un euro a copia ci si può pensare. Un'altra carta che non ho visto, aspettate, è Dualità. Ancora non si gioca, però la gente c'ha paura che diventi rotta, proprio rotta, quindi ancora se la tiene. 2000 copie, non so se era short print o soft short print, con 2000 copie quasi mi fa pensare a una soft short print. Un'altra cosa è Sky Striker Engage, che anche questa in realtà era una short print, però comunque non serve così tanto, 2 copie per gli Sky Striker player. Sky Striker è quello che è, quindi anche questa, vabbè, sta così.
Carte interessanti che secondo me vi converrebbe pensare di prendere è Leon, prima che inizi a salire troppo. Sta, come vedi, il grafico iniziando a salire. Questo perché? Perché sale Leon, perché è l'unica carta secret di Gold Pride che probabilmente non verrà reprintata e che si gioca in 3x, l'unica che si gioca in 3x. Adesso che l'Engine Punk costa un quarto, un quinto di quello che costava prima, anzi forse anche di meno, la gente dice, ma proviamo Gold Pride, questa è l'unica carta che davvero costa qualcosa, le altre si giocano in 1-2x, Roller Polar sta a 3-4 euro, quindi prendetevi un playset, sia o Secret o Ultra, quello che vi pare, ma prendetelo prima che salga più di tanto, perché questi secondo me piano piano spariscono, perché anche se Gold Pride non è un mazzo eccezionale, la gente vuole provare deck, specie poi quando uscirà la 25esimo anniversario Rarity Collection, eccetera, che usciranno molte staple, la gente vorrà provare molti deck diversi. Poi parleremo più nello specifico in un altro video della Rarity Collection. Questo è quanto, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, mi raccomando, se dovete acquistare qualcosa, Fantasia, link in descrizione, codice sconto Game 5, e ci vediamo al prossimo video. Bye bye, guys.